Amici di Family News e Family TV, bentornati. Oggi, sabato 7 aprile, siamo a Milano, all'Hotel Meliá, per l'Assemblea Nazionale di Confida, l'Associazione Nazionale della Distribuzione Automatica, e ci troviamo in compagnia del nuovo presidente dell'associazione, il neoeletto Massimo Trapletti. Buongiorno Massimo. Buongiorno a tutti. Bentornato dinanzi agli schermi di Family TV e Family News. Ci rincontriamo ancora una volta, stavolta da presidente per i prossimi 4 anni. Assolutamente sì, un impegno importante, una responsabilità importante per i prossimi 4 anni. È anche giusto che ogni tanto qualcuno decida di mettersi a disposizione dell'associazione e soprattutto del nostro settore, perché è un settore che è leader in Europa e vogliamo far sì che rimanga come tale nei prossimi anni. Nei prossimi quattro anni abbiamo presentato pochi minuti fa un programma ambizioso e forse per la prima volta ancora più coinvolgente per la categoria. Riusciamo a riepilogarlo in pochi minuti per coloro che si trovano dall'altra parte? Assolutamente sì, sono delle linee guida che io proporrò al consiglio direttivo che si sta formando in questi minuti e con i quali mi riunirò il prima possibile per definire proprio questo programma quadriennale. Si parla di 6 punti in principio, in modo principale. La prima cosa è rendere ancora più internazionale e punto di riferimento per l'Europa, per il mondo, la Confida, la nostra associazione, perché ritengo che il settore italiano del vending sia un punto di riferimento oggi per l'Europa e anche per il mondo. Abbiamo più di 810.000 macchine installate, il secondo paese è la Francia con 579.000. Quindi abbiamo un dovere, io ho un dovere per i prossimi 4 anni, quello di far rimanere il leader di mercato questo grande settore, questa grande associazione che poi è rappresentata da più di 500 società. Come secondo punto vorrei farla crescere ulteriormente. Negli ultimi anni l'associazione, come dicevo prima, ha superato i 500 iscritti, ce ne sono ancora tanti che non lo sono. Noi dovremmo fare in modo che ci sia del valore aggiunto da portare a chi ancora non è iscritto e fare in modo che i servizi, le convenzioni e gli aiuti anche di tipo fiscale e non possano essere un punto di riferimento per le piccole e medie società e che possano iscriversi e poi rimanere associate con noi per lungo tempo. Altra cosa che vorremmo fare è difendere il nostro settore sia a livello europeo che italiano da nuovi regolamenti o leggi che possano condizionarlo. Quindi vorremmo fare un po' di lavoro di lobbying con chi ha la possibilità di condizionare queste norme, perché ultimamente tra l'IVA che è stata portata dal 4-10% e la certificazione dei corrispettivi, sicuramente abbiamo investito tantissimo tempo e anche risorse economiche in qualcosa che non è stato produttivo per il nostro settore. Altra cosa importante che vorrei fare è quella di migliorare l'immagine del vending a livello di utenza finale, perché spesso e volentieri i mass media hanno condizionato la nostra immagine, hanno sempre associato la distribuzione automatica a caffè di scarso livello o scarsa qualità e soprattutto a prodotti con zuccheri grassi che potevano condizionare gli utenti finali. Non è assolutamente vero, perché quello che viene distribuito attraverso i distributori automatici sono esattamente quello che troviamo nel retail e di conseguenza l'educazione all'utilizzo del prodotto non spetta a noi del vending, ma forse spetta a qualcun altro nel nostro mondo. Per quanto riguarda Confida, altre cose importanti che vorrei soprattutto far sì che l'associazione e i nostri associati possano usufruire e sfruttare questa innovazione tecnologica che oggi di cui si parla tantissimo. Tutti parlano, come dicevo prima, di Internet delle cose, IoT, Industria 4.0, tutte cose bellissime che servono per crescere anche nel mondo industriale e non nei consumatori.
come dicevo anche, bisogna fare sì che i nostri associati si rendano conto di questo cambiamento e che sfruttino queste opportunità. Quindi l'associazione deve aiutarli a capire cos'è l'innovazione e come si possa sfruttare e riportarla all'interno delle proprie aziende. Altra cosa, vorrei valorizzare quello che è la filiera. Ricordiamoci che Confida è l'unica associazione a cui appartengono tutti gli anelli della catena. Di conseguenza abbiamo con noi produttori, servizi, abbiamo costruttori, abbiamo gestori, e quindi questa è una cosa importantissima che dobbiamo valorizzare ancora di più. E lo dovremmo fare creando dei servizi ad hoc per ogni singolo gruppo merceologico. È un impegno che ci siamo presi. Quindi l'obiettivo è sicuramente quello di far sì che Confida rimanga nel tempo il punto di riferimento anche per gli altri paesi. Dovremo con le altre situazioni incontrarci e stabilire a livello europeo che cosa è importante per noi e portarlo sui tavoli tecnici che contano. E questo sarà un compito importante, perché se siamo tanti e siamo pesanti, perché abbiamo all'interno una società di un certo peso anche a livello di food internazionali e nazionali, sicuramente potremo far valere la nostra parola. Massimo, sono tutte sfide, perché sono più di una, sono tutte sfide particolarmente impegnative. Sono 30 anni che sei direttamente coinvolto nella filiera del vending, prima ancora con l'azienda che era una volta l'azienda di famiglia, la Bianchi Vending, la Nuova Bianchi, quando ancora si chiamava allora, con papà Angelo. E come fai ad alternare i tuoi impegni tra l'azienda attualmente in essere con tutte le innovazioni che state andando a realizzare, voi con il marchio Bianchi Vending, voi con il marchio Brasilia e complessivamente con Bianchi Industry, insieme agli ambiziosissimi progetti che hai appena esposto? È una cosa che sicuramente ho pensato prima di candidarmi. Il tempo sicuramente, come dicevo prima, non cresce in funzione anche degli incarichi. Sicuramente sfrutterò molto di più l'organizzazione di Confida, il direttore in prima persona. Diciamo che ho maturato nel tempo la capacità di poter gestire più problematiche e più opportunità nello stesso tempo. È una forma mentis che ho e vorrei mantenere. Di conseguenza sicuramente avrò il tempo per potermi dedicare a Confida, per quantomeno delineare e spingere le nuove idee che ho messo sul tavolo. Poi speriamo che il Consiglio Direttivo approvi questo programma e che ci aiuti e mi aiuti a portarlo a termine. Allora, grazie da parte nostra, grazie di tutto lo staff di Vending News e Vending TV, a tutte le nostre più sincere congratulazioni. In bocca al lupo a tutta la nostra, tutto il nostro appoggio per ciò che può essere la comunicazione da parte di Confida. Come al solito, invio a te e a tutto lo staff un grande buon lavoro per il programma. E a questo punto ti invito a salutare loro, invitando magari coloro che non sono ancora iscritti a Confida a volerlo fare. Assolutamente, si crepi il lupo, grazie per gli auguri, e sicuramente posso solo mandare un messaggio. Se Confida non è ancora arrivata dove deve arrivare, o non è riuscita a convincere quelli che non sono ancora iscritti, lo cercheremo di fare con le attività pratiche e dimostrando a quelli che la stanno guardando ma ancora non hanno deciso che è un'opportunità di entrarci, ed è un'opportunità di entrare in questo mondo. Avete visto oggi quante persone sono venute all'assemblea e come è sentito il partecipare con Confida. Vuol dire che è un'attività, è un'associazione attiva, e lo sarà sicuramente anche nella mia quaderna. Grazie. Grazie Presidente.